Luca Galieti, avete espugnato il terreno del Real Latina, una bella vittoria, soprattutto un primo tempo di sostanza. Esatto, sì, è una partita, sappiamo che era una partita molto difficile con questi avversari, però abbiamo avuto un grandissimo, ottimo approccio alla partita. In 10 minuti abbiamo espresso tutto il nostro gioco, infatti 4-0 subito, dopodiché un po' l'arbitro, un po' gli episodi della partita, abbiamo dovuto stringere i denti fino al 60esimo, abbiamo preso dei gol, un po' di distrazioni qua e là, però siamo un'ottima squadra, un ottimo gruppo, una grande famiglia e ci porterà lontano questo fatto. Hai aperto le marcature, il vizietto del gol, insomma, ce l'hai? Non manca mai, diciamo. Sì, è un po' quest'anno, diciamo, non è iniziata proprio come lo scorso anno, dove stavo a qualche gol in più, però mi sto riprendendo piano piano, mi stanno aiutando anche i miei compagni a raggiungere dei traguardi, insomma, diciamo, importanti per questa squadra. Mi piace essere d'aiuto sia al mister che ai compagni, quindi quando c'è il gol è sempre tutto di guadagnato. Carlo Bertacchini, ce l'avete messa tutta per addrezzare una partita che nel primo tempo si era messa un po' male. Male primo tempo, non ci aspettavamo la pressione alta loro, siamo andati in difficoltà ai 10 minuti, anche 15. Poi abbiamo preso un po' le misure, loro sono un po' calati fisicamente, noi siamo saliti un po' di più, siamo saliti di nuovo in pressione, la partita è un po' cambiata e il suo tempo andava molto meglio. Infatti è finito, diciamo, 4-0, 2-0 primo tempo e secondo tempo. Ci ho messa tutta, loro sono stati superiori, diciamo la verità, sono stati superiori, più qualità. La partita poteva essere ribaltata con qualche episodio, perché comunque eravate in pressione, però tu dici la vittoria dell'Aprilia è meritata. Diciamo che sì, come si è visto il primo tempo, può essere meritata, sì, anche se non metto in dubbio che ci può stare anche qualcosa di più per noi. Insomma, abbiamo avuto parecchie occasioni, è andata così. Questo Real però ha dei valori e può dire la sua in questo campionato. Sì, guarda, stiamo facendo un percorso che dall'anno scorso siamo cresciuti molto e quest'anno si vedono già i risultati, siamo già a 4 vittorie se non sbaglio e andando bene, speriamo di crescere ancora. Lucas Maina, spettatore d'eccezione per una partita di Serie D, un appassionato di calcio a 5 come te non poteva mancare. Sì, sono venuto a vedere degli amici del Real Latina che sono grandi amici nostri, anche fanno il tifo per noi quando giochiamo in casa, quindi mi sembrava giusto venire a goderci questa partita che era la prima contro la seconda in classifica, quindi ci aspettavamo un bel risultato, però un 4-2 che al secondo tempo il Real Latina ha fatto una grande partita e sono arrivati a segnare 2 gol. Ormai sono tanti anni che sei qui a Latina, com'è il movimento del calcio a 5 qui nella zona? Che cosa ne pensi? Penso che noi arrivare in Serie A ci ha portato tanta gente al palazzetto, penso che vengono da tutte le parti, adesso che Latina Serie A vedesse una partita di calcio a 5 di Serie A, vengono anche da Roma a vedere le nostre partite. E in più tutti sanno sempre i risultati della Serie D, della Serie B, di altre squadre che giocano sempre a Latina, quindi è un bel movimento, ti direi.